Secondo Giornata del Dono, l'evento più grande forse mai realizzato nella nostra provincia, forse regione. 700 volontari, 50 realtà associative coinvolte, 16 punti raccolti nella nostra regione, nella nostra provincia. Quindi il nostro invito è sabato 24, dalle 8:30 alle 18:30, trovate i punti sui social, su qualsiasi motore di ricerca, donate, donate perché le famiglie sono in aumento, famiglie che hanno bisogno e ci serve il vostro aiuto per riuscire a soddisfare le esigenze di queste famiglie. La famiglia che viene a donare può venire tranquillamente con la sua auto e adottiamo il sistema drive-in, quindi la famiglia arriva, accosta in una isoletta fatta con due tavoli, lascia la sua donazione e poi i volontari dividono la donazione che ha portato. Speriamo che vengano, che siano molte le persone a venire perché veramente abbiamo bisogno e abbiamo i magazzini quasi vuoti. Un momento molto difficile, l'economia non riprende, il Covid ci attanaglia e le famiglie sono molto molto in aumento. Come Consiglio regionale abbiamo voluto patrocinare questa bellissima iniziativa e lo scorso anno era stata fatta solamente nella città di Pesaro. Insieme a Boccanera ci siamo confrontati e abbiamo detto perché non allargare ad altri comuni del nostro territorio. E quest'anno, grazie a questi incontri che abbiamo fatto, questa iniziativa viene fatta in 7 comuni. E il nostro obiettivo è quello di riuscire poi anche nei prossimi anni ad allargare ulteriormente. Era necessario fare una verifica, cioè capire anche dal punto di vista organizzativo se era possibile fare tutto questo. E devo dire che i numeri ad oggi sono molto importanti, 7 comuni coinvolti, oltre 50 associazioni, molti, moltissimi volontari e devo dire 15 punti in cui i cittadini si possono recare a donare. Io faccio un appello a tutti i cittadini perché è importante anche e soprattutto per dare una mano alle persone che soprattutto in un momento come questo sono meno fortunati, sono sempre di più le persone che hanno bisogno e per chi può donare o qualcosa legato al cibo o anche legato al vestiario è sicuramente un bel segnale per stare vicino appunto alle persone che sono meno fortunate.